Buongiorno, buongiorno dai concerti di Radio 3 al Quirinale, buongiorno dalla Cappella Paolina. I nostri concerti proseguono, come sapete, in questa stagione che si sta svolgendo senza pubblico, a porte chiuse, e però con i musicisti che vengono a trovarci, che vengono a suonare per noi e per voi sul canale di Rai Radio 3 e in streaming video per Rai Play. Vi ricordo che questi sono concerti nati come un programma della direzione di Rai Radio 3 e che sono realizzati in collaborazione con la struttura di Rai Quirinale e con la Presidenza della Repubblica. Stamani abbiamo ospiti un duo di canto e pianoforte, Chiara Civello e Rita Marcotulli, che intanto inviterei a raggiungermi qui nella loro postazione. Non si può parlare propriamente di palco, siamo nel centro di questa meravigliosa cappella. Rita Marcotulli, buongiorno, anche Chiara Civello, buongiorno. Una volta che sono nelle loro postazioni potranno liberarsi della mascherina. E intanto sono molto contento che siate qui, in realtà per loro, per entrambe è un ritorno, visto che sono state già ospiti in altre occasioni di questi concerti, però in realtà il duo è la prima volta che lo ospitiamo, anzi addirittura è la prima volta in assoluto che suona insieme come duo, no? Perché Chiara, voi avete un progetto insieme da un po' di tempo, ma era un progetto che era nato in trio, se non sbaglio, quindi questo, diciamo così, è una prima. Sì, è una prima e è molto emozionante perché è stato un incontro voluto un po' da un grande artista che non c'è più, che è Pino Daniele. Ci siamo incontrate dentro una canzone di Pino, senza sapere di essere state coinvolte nella stessa canzone, durante una registrazione. Dopo qualche anno ci siamo rincontrate, abbiamo detto ma tu sei sull'ironia di sempre, anche tu sei sull'ironia di sempre, che è il titolo di questa canzone. E quindi cerchiamo di riprodurre quell'incontro dentro le canzoni ogni volta che suoniamo insieme ed è sempre diverso, è quello il bello. E per me suonare con Rita è come suonare con qualcuno che ti fa volare. Ma in effetti il vostro programma è un programma molto vario questa mattina, perché passa attraverso canzoni che sono canzoni di autore oppure vostre composizioni, vostre creazioni, e in realtà passando tra la musica brasiliana, la musica italiana, la musica americana e i vostri titoli, qual è stato, se non forse un elemento di piacere, di gusto, di incontro, quello di mettere insieme questo tipo di scaletta? In realtà ci siamo trovate in un dialogo di tutte le cose che ci hanno profondamente influenzato nella nostra strada musicale. Abbiamo avuto due strade diverse, ma anche molto simili. Partite dal jazz, che in realtà è una forma di sincretismo musicale, no? Perché è pieno di influenze. E quindi ci siamo riproposte di fare una cosa simile con il nostro repertorio, cioè toccare tutti i nostri punti di incontro, di due strade parallele, diverse, tortuose o meno, che si incontrano in ogni canzone, in ogni brano, insomma. Infatti suoneremo delle cose da Milton Nascimento a De André, a Bruno Martino, a Randy Newman, che sono un po' tutto ciò che amiamo della musica che ci accomuna un po'. E infatti si inizia proprio dopo un'introduzione al pianoforte di Rita Marcotulli, si inizia proprio con Milton Nascimento. Tra l'altro il rapporto di Chiara Civello con il Brasile è molto stretto, adesso in questo periodo immagino che sarà un po' più difficile tenerlo vivo, se non attraverso le solite forme di connessione in remoto. Poi con Fabrizio De André e Domenico Modugno, questi sono i primi titoli che ascolteremo, quindi Travessia di Nascimento, Bocca di Rosa di De André, Che cosa sono le nuvole di Domenico Modugno. E io direi a questo punto che diamo inizio al concerto e ricordo a chi è in ascolto che siamo in diretta dal Palazzo del Quirinale su Rai Radio 3 e su Rai Play. Thank you.
quando você foi embora, fez de noite meu lugar. Forte eu sou, mas não tem jeito. Muito tenho que chorar. Minha casa não é minha, nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra. Como eu posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, muito tenho pra viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver. Solto a voz nas estradas, não quero parar. Meu caminho é de pedra. Como eu posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto, vou querer.
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. E non scesa alla stazione nel paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi lo sceglie per professione, bocca di rosa né uno né l'altro, lei lo faceva per passione. Passione spesso conduce a soddisfare le proprie valle, senza indagare se il concupito al cuore è libero di una moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso, e la funesa delle cagnette cui aveva soltanto l'osso. Ma le comari di un paesino brillano certi l'iniziativa, contro misure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. E la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza chi voglia, prese la briga di certo il gusto di dare a tutto il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le postrofò con parole arbute, il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. Senza parafrasare, uno schifoso già troppi clienti, più di un consorzio a diventare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri carabinieri al loro dovere vengono meno, hanno quando sono in alta uniforme l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione, alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. C'erano tutti con gli occhi rossi e il capello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte non prima. Sia un po' originale, non ha bisogno del tuo giornale, come la freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca a bocca. Alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi scappa un fiore, chi si prenota per due ore. Così il parroco che non disprezza, con miseria un'estremozione, il bene vivero della bellezza, la quale canti in processione. Persino il parroco che non disprezza, con miseria un'estremozione, il bene vivero della bellezza, la quale canto in processione. E con la Vergine in prima fila, in bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso nel paese l'amore sacro e l'amor profano. Io possa essere dannato se non ti amo, e se così non fosse non capirei più niente.
Lo soffia il cielo, lo soffia il cielo, così. Amo l'erba suavemente delicata di un profumo che dà gli spasimi. Ah, non fossi mai nata. Tutto è il mio folle amore. Lo soffia il cielo, lo soffia il cielo, così. Che sorride, ruba qualcosa al ladro, ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso. Perciò io vi dico, finché sorriderò, tu non sarai perduta, ma queste son parole e non ho mai sentito che con un cuore affranto si cura con l'udito. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo, così, così. Chiara Civello e Rita Marcotulli, questa era la musica di Domenico Modugno, Che cosa sono le nuvole, un lavoro che ci riporta anche alla collaborazione di Modugno con Pierpaolo Pasolini. E però prima di proseguire con il concerto, io chiederei a Rita Marcotulli di arrivare a un microfono, perché in realtà è la seconda parte di questo concerto, inizia con un suo brano, come è successo anche prima, che si chiama Koinè, e che è un brano che viene da un progetto in realtà molto grande. Che cosa si prova? Non so se questo dipende anche dalla situazione che stiamo affrontando in questo periodo, a passare da un lavoro che Rita Marcotulli ha concepito, eseguito per un gruppo che arrivava fino a quasi 20 musicisti, e invece a presentarne anche solo, diciamo, l'idea fondamentale, però per pianoforte solo. Ma in realtà sono cose belle entrambi, nel senso che è come leggere un libro, no? Non è necessario magari leggere un libro di 200 pagine, può essere anche una cosa piccola, però l'importante è che abbia un'estetica, e per me è sempre una sfida, una scoperta, cioè suonare piano solo non è la stessa cosa che suonare appunto con tanti musicisti, quindi in qualche modo trovo sempre ispirazione.
E fra l'altro prima accennava Chiara Civello, diciamo, a una comune matrice anche nell'esperienza con la musica jazz. Ecco, che cosa significa invece affrontare un repertorio come quello della canzone che non è entrata nel campo degli standard, diciamo, no, come diciamo sono questi brani, però farlo con questa idea di una, diciamo, di una collaborazione, di un accompagnamento che non sia soltanto accompagnamento, ma che sia anche un contributo. Un interplay, come diremo noi jazzisti. Ma in realtà, sai, cioè la musica è musica, o musica bella o musica brutta, io la definisco così. Quindi non faceva anche Verdi, quindi, esatto. Quindi non faccio distinzione, voglio dire, ci sono delle cose meravigliose nella musica pop, delle cose meravigliose nel jazz, ma anche delle cose brutte, delle cose, cioè, voglio dire, quindi questo connubio, diciamo, con Chiara, la cosa che ci ha comune è sicuramente un po' il gusto, la sensibilità, l'estetica del, appunto, come diceva lei, di volare, di stare sempre con la testa tra le nuvole, del resto la musica è quello, è là. E là, e poi tra l'altro qui abbiamo i soffitti molto alti, esatto, e sopra ci sono angeli e draghi, per cui abbiamo veramente una serie di creature volanti. Anche in questo caso si passa da una atmosfera all'altra, perché dopo Koinè, che è il brano di Rita Marcotulli al quale accennavo, abbiamo Tomada degli Una Iena di Simon Diaz, poi Resta, che invece è un brano di Chiara Civello insieme ad Anna Canorina e a Dulce Quental. Poi un interludio strumentale con percussioni che porta a Lilia di Milton Nascimento, e quindi anche in questo caso è un viaggio anche tra tradizioni diverse. È un po' il disegno di Koinè, anche questo, che era proprio l'idea di unire lingue musicali Koinè diverse. Sì, in realtà era proprio quello, unire dei linguaggi. Infatti, come dicevi tu, appunto, c'erano musicisti che venivano da tutte le parti del mondo. C'era un armeno, una scandinava, Africa, c'era un po' tutto. E questa è la bellezza, la mescolanza dei linguaggi, che poi la musica, la cosa stupenda è che è un linguaggio universale, quindi riusciamo veramente a comunicare, non c'è bisogno di essere dello stesso paese, questa è la bellezza della musica che condivide, è un pensiero d'amore, è un amore per tutti, no? Che cerchiamo di manifestare con la musica. Molto bene, grazie Rita Marcotulli, il microfono ritorna nella sua asta e noi allora ascoltiamo questa seconda parte di concerto, che come vi dicevo è composta di 5 brani che ascolteremo consecutivamente: Koinè, Tomada di Una Iena, Resta e poi, dopo un interludio strumentale, Lilia. Quindi si conclude con Milton Nascimento questa seconda parte del concerto che stiamo trasmettendo in diretta dal Palazzo del Quirinale. Thank you.
Io tengo la roba limpia per farvela lavare. La luna me sta chiamando, io non so lo che ne fa. Io tengo la roba limpia. Io tengo la roba limpia per farvela lavare. Ayer tarde, ayer tarde, la lave luna, 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 llena mi guante. Luna, 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 llena mi guante. Anda, anda muchacho a la casa. Y me trae una carabina y una promete ese gavirán que no ve. Lleva gallina, gallina. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío, luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Se io non posso parlare ora che sei con me, è forse un modo di osare, dimmi tu che cos'è. Tu che raccogli il mio cuore senza far rumore, da questo lato del fiume cosa più facile, le mani scorrono libere su di te. Tu che respiri le pause della mia canzone, resta. Qua del fiume passa tutto, passa, yeah. Ma tu non sei una primavera, non sei una sera, se apro gli occhi ed io ti trovo ancora. Ancora,
scrivo il tuo nome sull'acqua del fiume. Se apro gli occhi ed io ti trovo ancora.
L'Ilia di Milton Nascimento chiudeva questa seconda parte del concerto di Chiara Civello e Rita Marco Tulli. Ci avviciniamo dunque all'ultima delle tre sezioni in cui è stato suddiviso e in questo caso si inizia con musica italiana, con la musica di Bruno Martino, Estate, una canzone molto nota che Chiara Civello ama interpretare, in questo caso appunto anche con l'apporto di questo gioco improvvisativo con Rita Marco Tulli, poi Cuore in tasca, che vede stavolta Chiara Civello anche in veste di autrice, I mulini dei ricordi, che è una canzone francese di Michel Legrand che è stata ripresa in Italia da Enzo Iannacci, L'amore fugge, che è parte dell'attenzione che Rita Marco Tulli ha dedicato al cinema francese, in questo caso a un film di Jean Renoir che si chiama Nana, e poi come ultimo brano del programma I Think It's Going to Rain Today di Randy Newman, ed è questo un pezzo nel quale, come sentiremo, la voce di Chiara Civello conduce un po' anche la parte del pianoforte, quasi trascinandola dietro di sé. Questi sono i brani che dovrebbero chiudere questo concerto sul condizionale, perché magari avremo anche il tempo di aggiungere qualcosa, ma io intanto vorrei, prima di restituire la centralità di cui ha diritto, a cui ha diritto la musica, vorrei intanto ringraziare il nostro tecnico del suono per la radio, Mauro Tonini, il nostro specializzato di ripresa Tony Marinelli, la curatrice di questi concerti Alessandra D'Angelo, perché vi ricordo che siamo in diretta su due canali differenti, perché siamo sulla radio con Rai Radio 3 e invece nella diretta video con Rai Play, e siamo sempre con Chiara Civello e Rita Marco Tulli. Thank you.
per farmi poi morire di dolore. Oh, 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 fa. Pioggia tropicale, falle sui viali, passa una cometa, illumina i tuoi occhi, che fissano le gocce sulla mia maglietta proprio nel momento esatto in cui mi dici che vuoi andare via da qui e vuoi ballare con il temporale come gli alberi. Vuoi andare via da qui col mio cuore in tasca e vento tropicale porta via un giornale, ci lascia da soli proprio in quel momento. Sulla strada vuota piano ti allontani sotto le finestre stanche, senza volti più, e vuoi andare via da qui e vuoi ballare con il temporale come gli alberi. Vuoi andare via da qui col mio cuore. Partono le navi, dammi almeno il tempo di capire se è per caso un'improvvisa voglia di sparire, di guardarsi o di scegliere. E vuoi andare via da qui e vuoi ballare gira come cerchi nella sfera, come ruota nella ruota,
un inizio senza fine quando la mia mente è vuota, una neve di passione o un pallone a carnevale, come un circo che festeggia mentre i figli stanno male, come il tempo le cui mani strappano ore dal tuo viso, ed il mondo è la mia mela e si maschera di vero come i cerchi dentro un cerchio nei mulini dei ricordi. E ti trovi dentro un tunnel che si perde dentro ai sé, nella buca dei ricordi dove il sole più non c'è, una porta di un albergo che ti porta dentro un sogno, i profumi delle spezie che nascondono il tuo ruolo, come il tempo le cui mani strappano ore dal tuo viso, ed il mondo si nasconde e si maschera di buono come i cerchi dentro un cerchio nei mulini dei ricordi. Una gemma nella tasca e una giungla nella testa, vedi un uomo che si uccide come un gioco che si rompe, vedi impronte sulla sabbia, sono fuochi nella notte, come suoni di tamburi nelle dita delle mani, quadri appesi nella mente, son frammenti di canzoni, e con vecchi nomi e facce riconosci le tue azioni, quando il sogno poi svanisce, sai di essere perduto come foglie sbriciolate senza averlo mai saputo. È una giungla nella testa, vedi un uomo che si uccide come un gioco che si rompe, vedi impronte sulla sabbia, sono fuochi nella notte come suoni di tamburi nelle dita delle mani, quadri appesi nella mente, son frammenti di canzoni, e con vecchi nomi e facce riconosci le tue azioni, quando il sogno poi svanisce, sai di essere perduto come foglie sbriciolate senza averlo mai saputo.
Broken windows in empty hallways, a pale dead moon in the sky streak gray. Human kindness is overflowing, and I think it's going to rain today. Scarecrows dressed in the latest styles, with frozen smiles to chase love away. Human kindness is overflowing, and I think it's going to rain today. Thinking at my feet, think I'll kick it down the street. That's the way to treat a friend. Right before me, the signs implore me to help the needy and show them. Chiara Civello e Rita Marcotulli con questo ultimo gruppo di canzoni che si sono chiuse con I Think It's Going to Rain Today di Randy Newman. Potremmo dire, Chiara e Rita, che dato che noi siamo in diretta dopo una notte come questa, era una previsione abbastanza facile questa che viene dalla musica di Newman dopo il nubifragio che c'è stato questa notte. E io intanto vi ricordo che noi saremo ancora qui domenica prossima con un concerto dedicato a Roberto De Simone, con Edoardo Catemario, il quartetto canonico, quindi chitarra e quartetto d'archi, e con musica di Roberto De Simone, fra cui una nuova composizione inedita. Però, visto che abbiamo ancora un poco di tempo, vorrei chiedere a Chiara e a Rita, se possibile, un ultimo regalo per questo concerto domenicale. Sapevo che c'era il nome di Sergio Endrigo che aleggiava un po' dentro e un po' fuori questo programma, per cui saluterei con questo brano. Vi ricordo che potete scriverci su progetto musica, tutto attaccato, a @rai.it, che potete seguirci da Rai Play e da Rai Radio 3, dal sito radio3.rai.it, e che in questa collaborazione che vede impegnata Radio 3 insieme a Rai Quirinale, alla Presidenza della Repubblica e a Rai Play, abbiamo presentato oggi in duo per la prima volta Rita Marcotulli, Chiara Civello. Buona domenica.
Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia ed il dolore della gente come me. Soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. Non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno, ed il giorno c'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te, non ti lascerò, non ti perderò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo ti regalerò quel che resta, quel che resta. Quel che resta della mia gioventù. Quel che resta della mia gioventù.